si è svolto presso la sede consiliare di Santa Caterina, promosso dall'amministrazione comunale, un incontro pubblico sul tema la valorizzazione dei borghi della Calabria e il potenziamento dell'offerta turistica e culturale. 36 milioni di euro per nuove opportunità e nuovi posti di lavoro. Michele Drosi, in rappresentanza della Regione, nel portare il saluto del presidente Oliverio, ha evidenziato le possibilità del bando. Beh, intanto si tratta di bandi, questo come l'altro, diciamo, relativo ai comuni che mettono in campo risorse importanti per chi vuole intraprendere, per chi vuole mettersi in gioco e quindi determinare un'occasione di sviluppo, un'occasione di reddito, diciamo, e anche un'occasione di cambiamento in questo senso. Questi bandi sono rivolti ai borghi e quindi si tratta di riqualificare e di recuperare situazioni di abbandono, di marginalità che negli anni si sono accumulate e ridare nuovo slancio e nuovo vigore a tanti centri storici che appunto senza questo intervento rischierebbero di vivere una vita grama, diciamo, di morire nell'abbandono, diciamo. E quindi questo è un elemento di grande importanza. Su tutto questo la Regione si sta confrontando nel corso di questi mesi con gli amministratori locali, con gli operatori turistici, con le imprese, con gli operatori culturali, con tutti coloro che vogliono, diciamo, discutere e confrontarsi per trarre giovamento da queste opportunità, per utilizzare al meglio queste risorse finanziarie. Sono oltre 100 milioni di euro per i comuni e 36 milioni di euro per i privati, quindi si tratta di dotazioni finanziarie importanti che sarebbe davvero colpevole, diciamo, non cogliere e non utilizzare. Molto articolato l'intervento del sindaco Francesco Severino, che ha tracciato le linee guida del bando, evidenziando l'impegno della sua amministrazione in termini di programmazione per la valorizzazione del borgo. Sì, per la verità non solo per valorizzare gli borghi del centro storico di Santa Caterina, anche se abbiamo lavorato sodo nel corso di questi mesi, perché a Santa Caterina si farà un polo regionale culturale dove si parla della nuova narrazione della Calabria che passa attraverso gli scrittori, i giornalisti, gli artisti, i musicisti, perché non è bello parlare sempre di mafia. E con questo c'è il supporto del Presidente Oliverio, l'ha detto, e noi saremo la Spoleta del Meridione a Santa Caterina fra qualche anno. Ci sono giovani imprenditori che vogliono investire. E veramente i bandi sono due, uno legato ai comuni e l'altro legato alle imprese, che devono essere parte integrante uno dell'altro. Cioè i privati con l'amministrazione comunale devono interloquire, devono parlare, perché c'è un intento tra di loro per lo sviluppo di Santa Caterina. Il dirigente della Regione Calabria, architetto Domenico Schiava, ha spiegato la mission dei bandi dedicati ai borghi, la visione organica del progetto sui borghi tra pubblico e privato. Il fine principale, ha dichiarato Schiava, è restituire alla Calabria una visione con contenuti veri e motivati. Nel suo intervento è entrato nel merito delle varie linee di intervento previste dal bando, dando spiegazioni ed esemplificazioni sullo sviluppo dei progetti. L'architetto Schiava ha risposto alle numerose domande degli amministratori, tecnici, imprenditori e dei numerosi giovani presenti in sala.